intanto un saluto a tutti da nonna Stefania. Poi, siccome continua a dirmi la mia prima ricetta, facciamo questa prima ricetta, così almeno ci scompare l'icona dal display. Ragazzi, fa caldo fare il purè di patate oggi. Mettete un like alla ricetta soltanto per lo sforzo che faccio. In realtà lavora tutto lui, però fa caldo. Allora, la mia prima ricetta, quindi la selezioniamo. Ovviamente fa una sorta di introduzione, è la stessa ricetta che trovate identica sull'app, e diciamo iniziamo. Allora, tutte le volte sembra che non vada il display, in realtà io sono stortissima per permettere al cameraman di rifare le riprese, quindi ogni volta tocco il display in modo non corretto per quel motivo. Di fronte funziona perfettamente. Allora, la ricetta com'è composta? Qui avete il giudizio generale, il giudizio al massimo sono 5 stelle, quindi 4.4 già potete ritenere la ricetta affidabile e buona. Se trovate 1, magari andate dall'app a leggere che cosa è successo a chi ha recensito la ricetta. A volte ci sono anche delle recensioni fatte non corrette, magari per la poca esperienza di chi le realizza. Quindi comunque sia, fate sempre, se potete, prima una verifica sull'app. Qui vi dà le quantità, che su una ricetta Moulinex potete in alcuni casi variare, in altri no. In questo caso ve la dà per 4 persone e se volete fare degli aggiustamenti li dovete fare a mente. Per altre ricette avete la possibilità di scegliere anche 2 persone, 3 persone, anzi di solito si va a multipli, 2, 4, 6. Qui vi dice il tempo di lavorazione, ci avete da sbucciare, anzi ci abbiamo, io in realtà l'ho già fatto, ma c'è da sbucciare le patate e farle a cubetti, questo implica un po' di tempo. 31 minuti il totale per realizzare la ricetta, quindi compresa la cottura. Dopodiché qui abbiamo gli ingredienti con i vari pesi, e che tipo di accessori vanno utilizzati. Dopodiché potete leggere prima la ricetta e scorrerla, cosa che vi consiglio sempre di fare in maniera da non lavorare a buio. A questo punto iniziamo. Sbucciare le patate e tagliarle a dadi di 2 cm. Io le ho sbucciate, ma non le ho ancora tagliate a dadini, per cui poi vi interromperò il video per fare questo lavoro. Perché ve lo faccio con le patate intere? Perché voglio che farvi vedere almeno come opero io in questo caso. La cosa carina è che l'app si sincronizza con quello che sta succedendo sul display. Io non ve l'ho fatto vedere prima, ma adesso comunque facciamo passaggio successivo, versare, eccetera eccetera. Torniamo un attimo indietro, perché vogliamo pesare gli ingredienti. Allora, mi sa che dovevo farlo prima, aspetta un po', ricominciamo da capo, scusate, errore mio, il bello della diretta, si interrompi, dai, aspetta, mi metto esattamente dietro al consorte, come vedete me lo prende subito. Allora, io voglio pesare i miei ingredienti. Sono già collegata con la bilancia. Io una cosa che mi sono dimenticata di fare, comunque tanto il mio piano è pulito, voi non mi vedete ma sto appoggiando le patate sul mio piano di lavoro. Allora, ho messo la mia bacinella, faccio la tara, fa la tara anche qui sul companion, perché vi voglio far vedere anche il pesare. Sì, ogni tanto lo fa, lo riazzeriamo in maniera che lo prende preciso. Sto urtando da qualche parte? No, ok. Allora, la cosa carina è che lui vi fa fare la linea sulla pesatura, ovvero vi mette la possibilità di pesare le patate, il latte, il burro e l'acqua. Quindi faremo questa operazione prima, che è sempre un'operazione da fare quando si fa una ricetta. Prima di tutto si controllano gli ingredienti, si controlla di averli prima di cominciare e si pesano. Qui probabilmente la ciotola ha un peso di
x grammi, virgola qualche cosa, intorno al 5, per cui se la pesa 0,101, ve lo potrà fare, è precisa al grammo, ma non è precisa al mezzo grammo, anzi al decimo di grammo. C'era il cameraman che mi stava già fulminando. Allora, ci servono 800 grammi di patate. Sono 819 grammi, va bene ai fini della ricetta. Se proprio siete pignoli, ne levate un pezzettino prima di cominciare a fare questo lavoro. E qui gli diamo ok. Mi passa lui automaticamente sul latte, però attenzione, dovete togliere le patate, mettere il vostro contenitore, fare la tara. Sì, vai, ripigialo pure. Questo è un problema se non abbiamo i contenitori che pesano precisi. Centilitri, passa da solo. Sì, allora, il nostro pignolo cameraman, facciamo una richiesta, faremo una richiesta su Change per vedere se lui, se con magari qualche milione di voti riusciamo a farlo parlare. Allora, mi dice di farvi notare che automaticamente si è spostato l'unità in centilitri. Quindi versiamo il nostro latte. Andiamoci comunque con calma perché l'aggiornamento a display del click del touch, io ho discusso finora del click chef sul gruppo, per cui ho un attimo di confusione. Dobbiamo arrivare a 15. Anche qui ho leggermente sbagliato, siamo a 15,1, ma prendiamolo per buono. Anche qui gli diamo l'ok e gli andiamo a piazzare. Anche qui si è rimesso in grammi, notate che ha cambiato da solo. Rifaccio la tara del contenitore. E andiamo a pesare 50 grammi di burro. Quarantotto, quarantanove, anche qui forse vado un pochettino oltre, oggi esageriamo, ma siamo ancora in una quantità che non va a rovinare la ricetta, quindi non vi preoccupate. Ok, anche qui, qui dice 70 centilitri di acqua. A questo punto non andiamo a sprecare un altro contenitore, prendiamo direttamente la nostra ciotola. Mi vedrete un pezzo, vabbè, non vi spaventate, devo fare un po' di spazio perché sennò non c'entriamo, così si dovrebbe riuscire ad entrare. Quindi mettiamo la nostra pentola sopra, che tranquillamente può essere utilizzata e pesata sulla bilancia. Tariamo. Ora, in realtà non ne avremo bisogno, io perché vi sto facendo vedere come funziona la bilancia, ma per i 700 ml vi ricordo che c'è direttamente il simbolo all'interno della pentola. Vi basta andarvi a posizionare qui. Si riesce a vedere tutto? Ok. Però, visto che stiamo facendo vedere come funziona una ricetta, facciamo anche questo passaggio, così vediamo se il segno dello 0,7 litri è preciso. Io cerco di fermarmi sul segno, non sto guardando la bilancia, per me è a posto così. Vediamo un po', 68,4, diamo tempo che si aggiorni anche lei. Anche qui abbiamo esagerato, ma è l'acqua per fare la cottura a vapore, quindi va benissimo anche così. E siamo sul segno.
A questo punto io vi interrompo la ricetta semplicemente perché devo tagliare a cubetti le patate, non credo che ve ne freghi niente di vedermi trafficare col coltello. Quindi riprendiamo la ricetta appena ho finito di tagliare a cubetti le patate, a tra poco. Allora, le patate le ho tagliate a cubetti, eccole qua. A questo punto possiamo partire con la ricetta. Io vi tengo anche qui il cellulare così vedete i vari passaggi. Come vi avevo già fatto vedere nel primo video, l'app è collegata in questo momento con il touch, si vede dal simbolino del wifi attivo. Iniziamo a sbucciare le patate, lo abbiamo fatto, versare l'acqua nel recipiente, l'abbiamo fatto, chiudiamo il nostro coperchio, mettiamolo in posizione vapore dentro la pentola, ovvero sul max, e gli diamo start. Lui si è già preimpostato e sta cuocendo a vapore. Come vedete qui mi parte il timer. A questo punto ovviamente non vi tengo mezz'ora in video, io vado a rispondere ad altri messaggi sul gruppo, intanto lui cuoce, io portandomi nell'altra stanza il telefono, anche se avessi porte chiuse o fossi completamente da un'altra parte purché ci sia la connessione ad internet, verrei avvertita che l'operazione di cottura a vapore delle patate è eseguita anche se non sono accanto al companion. Quindi siete disperati, state stirando i panni in un'altra stanza o magari, meno male, siete alla TV e vi state guardando qualcosa, vi portate il cellulare, vi dimenticate di lui che sta lavorando e vi arriva l'avviso quando è pronto. Quindi ci vediamo tra 29 minuti. Sono passati diversi minuti ma non siamo ancora a fine cottura, però volevo farvi vedere due cose. Uno è che potete avere una panoramica più precisa di quello che sta facendo alzando la finestrella con i parametri, e li potete vedere in chiaro e in alcuni casi li potete anche modificare. Per esempio potete modificare la temperatura, il tempo, sia alzandolo che abbassandolo. Come potete vedere avete i due simboli che sono non sbiaditi, il che vuol dire che sono cliccabili. Adesso stiamo facendo una ricetta in automatico, non tocco niente, però se avete impostato successivamente per una ricetta, che so, state cuocendo delle zucchine, le assaggiate, vi rendete conto che hanno bisogno di altri 5 minuti, glieli date sul display senza nessun problema. L'altra cosa carina è che sull'app vi mantiene aggiornato su quello che state facendo, magari non vi ricordate il passaggio successivo, voi andate a leggere tutto il resto, però lui continua a dirvi: attenzione, io sto lavorando il passaggio numero 2. Quindi se anche vi, virgolette, perdete sulla descrizione dell'app, avete comunque sempre il promemoria di quale passaggio state facendo. In ogni caso lo vedete poi anche sul display del touch. Volevo farvi notare appunto questa cosa. Un'altra cosa, ne approfitto: quando sta scaldando, siccome non c'è più la lucetta come hanno gli altri modelli sopra alla posizione del pulsante di start, vi si illumina, vi appare quest'icona che vi sta dicendo che è caldo e che sta scaldando. Quindi anche un promemoria, attenzione, qui ovviamente si sente, perché io adesso sto zitta un attimo, sentirete che si sente il rumore della cottura del vapore. Almeno spero che la mia telecamera sia abbastanza sensibile da farvelo sentire. In altre situazioni si potrebbe non sentire neppure il rumore, quindi ricordatevi di dare un occhio e così potete anche verificare appunto il discorso che sta scaldando. A questo punto veramente ci rivediamo fra 22 minuti. Ha finito di cuocere? No, ma siccome io sono una grandissima rompiscatole, dovevo farvi un altro inframezzo. Allora, notate una cosa, guardate qui il mio cellulare e vedrete che non sono collegata via wifi, ma sto lavorando collegata solo con la rete 4G. Scusate, questo non c'entra niente, lo chiudiamo. Volevo farvi vedere che il wifi è effettivamente staccato. Allora,
qui io sono comunque collegata, diamogli qualche secondo, ecco qua ha ripreso la sua connessione, 7 minuti e 51, 7 minuti e 49 secondi il tempo di passare da una parte all'altra. Passaggio di due in corso, perché ve lo faccio vedere? Perché se dovete uscire e lo dovete lasciare lavorare per i cavoli suoi, a distanza potete comunque controllare quello che sta succedendo. Se cliccate qua sopra vedete il dettaglio, il programma che sta utilizzando, la temperatura, quanto tempo rimane e il nome della macchina connessa. Questo ripeto perché se ne aveste due magari potreste... Due non ce l'ho per farvi le prove, al limite proveremo a vedere con il Companion XL e con il Touch se me li gestisce tutti e due in contemporanea. Non credo, però magari facciamo anche questa prova. Questo però vi può essere utile perché magari andate giù di rincorsa a prendere il pane e trovate la vostra amica che vi dice dai dai facciamo due chiacchiere. Sapete che avete ancora 5 minuti, 6 minuti che potete tranquillamente dedicare a un minimo di pettegolezzo o comunque delle carinerie fra amiche prima di dovervi riprecipitare su a continuare la ricetta. È una cosa utile, inutile, beh, insomma a me farebbe comodo saperlo, quindi mi faceva piacere farvi vedere anche che eventualmente potete avere sott'occhio quello che sta succedendo in casa anche se non siete in casa. Non potete comandarlo a distanza, ripeto, però potete vedere per esempio se dopo aver urlato 10 minuti col figlio mettimi su le patate fammele cuocere, potete vedere se effettivamente lo sta facendo. C'è anche WhatsApp, è vero. Comunque, fine inframezzo, finiamo, lasciamoli finire la cottura. Stavolta la riprendo solo quando ha finito di cuocere. Poi alla fine mi sono distratta e aveva già finito. Va bene. Allora, passaggio effettuato. Andiamo a fare il passaggio successivo. Quindi, gettare via l'acqua dal recipiente. Adesso... abbiate pazienza, ma qui lo spazio ve l'ho sempre detto è ristretto, quindi fermo un attimo, apro, vi faccio vedere le patate magari cotte. Opla! Attenzione, ricordatevi che il tappo vi casca se non lo chiudete, almeno pare che negli ultimissimi modelli non succeda più, però ricordatevi eventualmente. Vediamo di appoggiarlo, ok, allora le patate sono cotte. Adesso le leviamo un attimo, svuoto il recipiente dall'acqua, volevo far vedere sotto però senza un guantino. Non mi prendete in giro, ma io ho le manine delicate, quindi mi proteggo le dita. E vado a svuotare l'acqua. A tra poco. Preparazione, il tuo companion sta riposando. Leggiamolo com'è in realtà, datti una mossa che io sono qua che sto aspettando che tu vada avanti con la ricetta. Allora, ho ovviamente tolto l'acqua, ho messo l'accessorio per sbattere, adesso andiamo a trasferire, qui andiamo avanti, quindi passaggio successivo, montare l'accessorio frusta, aggiungere le patate, chiudere il coperchio e premere start. Lui a questo punto si è rimesso già pronto, predisposto sul passaggio successivo. Io adesso trasferisco le patate, sempre col mio bel guantino, perché qui non scotta, ma il resto sì. E siccome ho le dita delicate, questo ve la dovrebbe dire lunga, non sono uno chef, gli chef ci hanno le mani belle temprate. Allora, ritappiamo. Poi mi tolgo sto guantino sexy e gli diamo la via. Questa è una fase abbastanza veloce. Allora, andiamo un attimo. Io vi dico la verità, non sto usando patate adatte per fare il purè, sto usando patate rosse che non vanno bene, però sono le uniche compatibili con la glicemia. Eppure comunque non va bene mangiarlo, ma visto che lo facevo volevo gestirlo anch'io. Ok, essendo caldo ci fa aspettare sempre 10 secondi. Ok, passaggio successivo.
qui perché è rimasto aperto Giampaolo, semplicemente mi diceva il consorte, qui non si è aggiornato perché la finestrella non se l'aggiorna se non quando riaprite e richiudete. Allora, aggiungere il latte, il burro, la noce moscata e un po' di sale. Quindi riapriamo, eventualmente, anche se qui non lo scrive, con la nostra bella spatolina abbassiamo, così siamo sicuri che non restano i pezzettini. Io sono lontana, non vedo, non c'ho lo sgabellino, sto lavorando a fiducia. Allora, burro, come vedete fa talmente caldo che non l'ho rimesso in frigo mentre aspettavo e si è squagliato tutto. Comunque, il latte, il sale, c'è talmente umidità che pur avendolo grattato, tritato da poco, e un pochino di noce moscata. Se vi piace il pepe ce lo potete mettere adesso o potete metterlo anche dopo. Stessa cosa se siete abituati ad aggiungere del formaggio, c'è chi lo fa. Quindi si richiude e gli si ridà la via. Come vedi, ti ha rimesso passaggio 5 in corso. Abbiamo sempre il nostro timer duplicato anche sull'app. Sì, vabbè, sentirete un po' di rumore, non vi preoccupate. Ok, sono io che tiro sul mio sgabellino e avvicino lo sgabello. Ok, ecco qua il nostro purè. Se, come può succedere, ci sono dei pezzettini, potete farlo sbattere ancora un pochino, oppure, a seconda del tipo di patate che utilizzate, potete cuocerle 5 minuti di più. Ci sono casi rarissimi di patate che dopo 45 minuti non sono cotte, io le chiamo le patate Highlander, ma quella è un'altra storia. Allora, lo richiudo, allora, passaggio successivo. Servire immediatamente. Non è, io sapevo che mi sarebbe andato avanti perché eravamo comunque all'ultimo passaggio. Niente, il purè è pronto. Direi che è venuto, ci sono ancora dei pezzettini di patate, quindi io, questa è l'aggiunta che faccio io. Lo facciamo sbattere ancora un po', glielo facciamo fare a mano a questo punto, finito. Qui addirittura vi permette di fare il risciacquo della ciotola, di tornare alla pagina iniziale o di metterlo in stand by se avete finito di cucinare. Ora, in questo caso particolare io voglio che mi sbatta ancora un pochino le patate, quindi vado in manuale. Mi si aggiorna anche la situazione sul display dell'app e a questo punto impostiamo, li facciamo fare un po' più velocemente, per 20 secondi velocità 8. Batte un po', come potete vedere, meglio non farglielo fare, diciamo, con tanto carico all'interno, perché sennò tende effettivamente a sbatacchiare. Ok, ha finito. Come vedete adesso si è, diciamo, gonfiato, non ci sono più i grumetti. Comunque vi do un consiglio: nel caso in cui vi restasse qualche grumetto, piuttosto che insistere per cercare di sfarlo, o gli date un altro passaggio con la lama impasti, oppure tenetevi qualche grumettino per la prima volta, magari che lo fate perché dovete prendere le misure sulle patate che usate abitualmente, piuttosto che continuare a sbattere, perché un purè soffice con qualche grumetto è decisamente meglio di un purè senza grumi ma colloso, e se continuate a sbatterlo esce fuori l'amido delle patate e vi diventa colla. Invece così è ancora
bello sofficioso. Quindi eventualmente tenete conto, meglio due grumetti che sbatterlo di più. Direi che a questo punto è praticamente perfetto. Me lo sono anche assaggiato. No, io non faccio come Benedetta che vi fa vedere pollici eccetera, perché quello è il suo marchio di fabbrica, non è il mio. Fatta questa ricetta, lasciatemi ovviamente le vostre impressioni, fate le domande, volete che vi faccia vedere un'altra ricetta fatta completamente in automatico? Avete problemi con l'app? Facciamo uno speciale dell'app e la spieghiamo da capo a fondo? Fatemi sapere che cosa volete vedere nel prossimo video. Un saluto a tutti da Nonna Stefania. Ciao ciao!